approvato il nuovo piano di qualità dell'aria in regione Piemonte, vale 4 miliardi di euro e coprirà il periodo 2024-2030. Arrivano anche 50 milioni di euro per sostenere lo sviluppo del piano neve. A Novi Ligure un 29enne destinatario del Daspo Willy non poteva dunque avvicinarsi o entrare in locali pubblici, è stato nuovamente denunciato e poi appunto sorpreso all'interno di un locale. Primo intervento in Europa di trapianto di esofago fatto in modo tale da non lasciare cicatrici è stato effettuato all'infantile di Alessandria su una bimba albanese di 8 anni. Nostra intervista al dottor Alessio Pini Prato che ha eseguito l'intervento. Un excursus storico ha chiuso ad Alessandria le celebrazioni per i 250 anni della Guardia di Finanza. Ben ritrovati con la nostra informazione, lo avete sentito dai titoli, la Regione Piemonte dunque ha approvato il nuovo piano per la qualità dell'aria, vale 4 miliardi di euro, coprirà il periodo fra il 2024 e il 2030, tante le linee tematiche scelte, sentiamole. Vale 4 miliardi di euro il nuovo piano della qualità dell'aria approvato dal Consiglio regionale del Piemonte per il periodo 2024-2030. 28 i voti favorevoli e 16 i contrari. Di questi 4 miliardi, quasi 3 serviranno per la mobilità e i trasporti, 421 milioni per il settore energia, 153 per le attività produttive e 334 milioni per l'agricoltura. In generale, per la mobilità, il piano prevede il blocco dei veicoli diesel Euro 5 dal 1 ottobre 2025 nei comuni con più di 30.000 abitanti, limitazione al traffico e altre misure introdotte dai comuni per ridurre l'inquinamento nelle aree urbane, la sostituzione di bus e treni inquinanti, il potenziamento del trasporto pubblico locale. Oltre 5 milioni di euro poi per incrementare i servizi ferroviari. L'obiettivo sul nodo di Torino è arrivare a trasportare 635 milioni di persone al chilometro ogni anno, col completamento delle stazioni Dora e Zappata, la realizzazione della linea Orbassano-Stura, una nuova linea veloce di collegamento Porta Nuova-Porta Susa. Si spingerà anche sull'utilizzo di bike, scooter e automobili in sharing, mentre serviranno quasi 8 milioni per aumentare le ZTL ambientali e, nel caso di Torino, acquistare più telecamere per i controlli. Azioni che hanno lo scopo di rendere più respirabile l'aria da qua al 2030. Nell'ambito del risparmio energetico c'è poi l'incentivo alla sostituzione di vecchi sistemi di riscaldamento e la promozione di misure di efficienza energetica per le attività produttive. In campo agricolo e zootecnico, con un emendamento, è stata introdotta la copertura delle vasche e dei liquami negli allevamenti e la riduzione delle polveri sottili che derivano dalla combustione all'aperto dei residui vegetali. 50 milioni di euro invece per sostenere sviluppo, riqualificazione e valorizzazione del sistema neve piemontese, di cui 47 milioni e mezzo di investimenti per 39 stazioni di sci, di discesa e 2 e mezzo per 34 di fondo, con un target sul territorio di 80 comuni appartenenti a comprensori sciistici. Sono risorse provenienti da fondi europei, sono messe a bando dalla Regione Piemonte e prevedono 6 tipologie di progetti finanziabili, dal potenziamento delle piste da sci e degli impianti di innevamento programmato a interventi per la sicurezza degli impianti, alla rivitalizzazione del turismo montano ma anche estivo. Una ripartizione di risorse che sarà per il 45% al torinese, 35% al cuneese e poi il resto alle altre province. Per una regione che si chiama Piemonte, ha sottolineato il presidente Alberto Cirio, significa investire su uno dei prodotti turistici più importanti. Si tratta di fondi a investimenti a fondo perduto, come detto, che serviranno proprio per ammodernare, ma anche per mettere in sicurezza e spendere meno dal punto di vista energetico. In alcuni casi con un effetto moltiplicatore importante, perché sono risorse date a chi già investe, quindi sono una leva che fa sì che questi 50 milioni possano diventare anche 100.
Altre notizie, parliamo e torniamo ad occuparci del processo Eternit bis, è in corso in Corte d'Assise a Torino l'ultima udienza del 2024 del processo appunto d'appello. L'accusa ha chiesto l'ergastolo per l'imprenditore svizzero Stefan Schmidheiny, accusato di omicidio volontario con dolo eventuale per le 392 vittime dell'amianto a Casale Monferrato e nei comuni limitrofi. Oggi è tornata in aula la difesa con l'avvocato Guido Carlo Alleva. Ricordiamo che il ricorso è contro la sentenza di primo grado pronunciata a Novara a giugno dello scorso anno, 12 anni per omicidio colposo. La sentenza su questo troncone di processo verrà pronunciata con ogni probabilità ad inizio 2025. Altre notizie, nel corso dei controlli a quattro locali pubblici fra bar e discoteche nel Novese sono state identificate circa 70 persone, fra le quali il 29enne destinatario del Daspo Willy, già deferito per due volte in due distinte occasioni nei giorni scorsi. L'uomo è stato nuovamente denunciato per essere stato sorpreso all'interno di un bar dalle pattuglie dei carabinieri. Si tratta di una delle sei persone già sottoposte al le limitazioni del Daspo per i fatti del 26 agosto 2023, quando aggredirono gli avventori di un bar in Viale Saffi con l'uso di spranghe, provocando diversi feriti. Gli equipaggi hanno effettuato controlli ai luoghi di aggregazione, concentrandosi su quelli che nel recente passato hanno dato problemi di ordine e sicurezza pubblica, come bar, sale scommesse, l'area della stazione ferroviaria, ricorrendo anche alla perquisizione di mezzi e persone sospetti alla ricerca di armi e sostanze stupefacenti. È stato il primo intervento in Europa di trapianto di esofago fatto in maniera tale da non lasciare incisioni deturpanti sull'addome. L'intervento straordinario fatto all'ospedale infantile di Alessandria su una bimba albanese di appena 8 anni che aveva ingerito acido muriatrico che le aveva distrutto completamente la mucosa dell'esofago. L'intervento è stato eseguito dal dottor Alessio Piniprato, direttore della chirurgia pediatrica del Cesare a Rigo, in collaborazione con la squadra di lavoro del dottor Sorrentino dell'ospedale Sant'Antonio e Biagio. Cristiana Zanetto ha intervistato il dottor Piniprato e ascoltiamo i dettagli allora dell'intervento. Mi preme sottolineare che questo è stato l'esempio di quanto l'ospedale infantile disponga, al di là della nostra equipe, che io considero probabilmente la migliore possibile nel campo pediatrico, ma anche delle equipe congiunte e condivise con l'ospedale dell'adulto, perché abbiamo potuto usufruire del sostegno del dottor Sorrentino, dell'equipe, dei dottorini, che ci hanno aiutato nell'isolamento dell'esofago e nella preservazione nel nervo laringeo ricorrente. Faccio per capirci, una chirurgia del genere eseguita senza un'expertise assoluta può generare come risultato un bimbo o un adulto che può ingerire tranquillamente tutto, ma che poi magari non può parlare perché ha avuto una paralisi delle corde vocali, quindi ognuno di noi ha contribuito in maniera assolutamente prioritaria come l'infermiera e tutto il personale. L'intervento è consistito sostanzialmente nella rimozione dell'esofago ustionato ed è fondamentale questo aspetto perché se lasciato in sede genera un rischio elevatissimo di cancerogenesi, quindi di sviluppare tumori maligni. E questo è stato eseguito con un approccio robotico attraverso il buchino nel diaframma, quindi nel muscolo che consente la respirazione, attraverso il quale l'esofago decorre nel torace fino nel collo. È stato rimosso l'esofago attraverso l'incisione nel collo che era stata eseguita dal collega Otorino. Nel frattempo, sempre con l'ausilio del robot chirurgico, è stato selezionato il segmento di colon di lunghezza sufficiente da poter essere trasposto fino al collo per consentire la continuità tra l'esofago che abbiamo mantenuto perché è ancora intatto e il colon. È stato collegato a livello del collo, collegato a livello dello stomaco e poi è stata ripristinata anche la continuità del colon che ovviamente essendone stato asportato un pezzo doveva essere ricongiunto, il tutto senza mai aprire l'addome, cosa che ad oggi,
sicuramente in Italia, probabilmente in Europa, non è mai stata fatta perché l'esofagectomia, cioè la rimozione dell'esofago con questo approccio, è stata già descritta. Tutto l'intervento solo con questo approccio, a mia conoscenza, non è mai stato descritto. È stato un excursus storico a chiudere ad Alessandria le celebrazioni per i 250 anni della Guardia di Finanza. In occasione del convegno finale, organizzato nella sede provinciale delle Fiamme Gialle, sono stati esposti anche i disegni realizzati dagli studenti dei licei di Casale Monferrato e Cellini di Valenza, cui proprio gli uomini della Guardia di Finanza avevano commissionato le opere. Ketty Porceddu. È stato un anno importante e soprattutto partecipato quello che ha vissuto la Guardia di Finanza, che nel 2024 ha celebrato i suoi 250 anni di attività. In ogni comando d'Italia sono stati molti gli eventi che si sono susseguiti a suggellare un corpo che non è solo contrasto all'illegalità, ma vicinanza alle persone e che guarda al futuro facendo delle nuove generazioni un serbatoio importante. Anche ad Alessandria gli appuntamenti sono stati diversi, fino ad arrivare al convegno storico organizzato nella sede del Comando Provinciale, che ha chiuso di fatto il cerchio di questi 250 anni. Sì, con il convegno storico di oggi abbiamo voluto concludere tutti gli eventi che abbiamo voluto realizzare nella provincia di Alessandria per ricordare il 250° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza e l'abbiamo voluto fare nella nostra caserma qui ad Alessandria, coinvolgendo le scuole, proprio per tener fede anche al nostro motto, nella tradizione del futuro, quindi parlare della storia della Guardia di Finanza, grazie alla professoressa Bianchi che ci ha illustrato un po' le varie tappe dell'evoluzione della Legione Truppe Leggere fino alla Guardia di Finanza di oggi, e coinvolgendo invece le scuole che sono il nostro sguardo verso il futuro, verso le sfide che verranno e che vedranno coinvolte sempre di più la Guardia di Finanza come forza di polizia a tutela della legalità e a protezione della comunità. I relatori del convegno sono stati Paola Bianchi, del Dipartimento Studi Storici dell'Università di Torino, e Roberto Livraghi, storico alessandrino, appassionato di tutto quello che segna il tempo e l'uomo. Dottoressa, possiamo dire che la Guardia di Finanza è il corpo più longevo sicuramente, ma quello che è riuscito a trasformarsi di più, dal lotta al brigantaggio, all'hackeraggio, dal fare l'Italia al Made in Italy? Assolutamente sì, per rispondere alla sua domanda è necessario ripercorrere i secoli e soprattutto rendersi conto di come tanto più un corpo si sente parte di una tradizione, tanto più è allenato a cambiare con il tempo. Una tradizione si coltiva non cristallizzandosi in un modello unico, ma sapendo integrare suggestioni diverse, quindi rendendo quell'emulazione di cui è figlia anche la nascita delle truppe leggere, qualcosa di virtuoso e non semplicemente qualcosa di ostentato, ma poi sterile in effetti. La vocazione commerciale, la vocazione militare di Alessandria collima perfettamente con il corpo della Guardia di Finanza. Esattamente, oggi abbiamo celebrato i 250 anni importanti di un corpo militare dello Stato. Abbiamo cercato di collegarli al luogo, cioè la nostra città, in cui questa celebrazione avviene. E guarda caso, una città di mercanti e una città di soldati, Alessandria lo è stato nel corso della sua storia. Quindi ci sono legami forti con chi si occupa delle regole per far funzionare correttamente l'economia e la vita civile di tutti. E quindi credo che Alessandria sia il luogo giusto per parlare di queste cose. Negli ultimi 2 giorni nei vari istituti di formazione della Polizia di Stato si è svolta la consegna degli alamari ai 2638 agenti in prova della Polizia di Stato del 227° corso di formazione. Il capo della Polizia, Vittorio Pisani, ha apposto sui baveri della giacca d'ordinanza dei neoagenti i tanto ambiti calamari. Alamari. Analoghe cerimonie in questi 2 giorni indimenticabili per i nuovi poliziotti si sono svolte in tutte le 11 scuole della Polizia di Stato. Alla cerimonia di Alessandria ha presenziato unitamente a tutto il quadro permanente della scuola e una rappresentanza dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato il questore della provincia, Sergio Molino. Domani alle 10:30 ci sarà il giuramento che avverrà nello stesso istituto di Corso Acqui.
Voltiamo pagina con l'individuazione del nuovo gestore, il polisportivo Gerino di Ovada guarda al futuro che dell'estate del 2025 prevede un partenariato pubblico-privato che restituirà alla città un impianto efficiente e funzionale. Intanto sarà la società genovese MySport ad occuparsene fino al prossimo 31 luglio. Sentiamo Fabrizio Mattana. Sarà la società genovese MySport ad occuparsi del polisportivo Gerino fino al 31 luglio del 2025, quando poi dovrebbe essere gestito attraverso un partenariato pubblico-privato. Il nuovo gestore è stato presentato a Palazzo Delfino alla presenza dei sindaci del territorio, di rappresentanti di società sportive. Siamo riusciti in pochi mesi a provare a mettere in piedi questa gara del Gerino, che in realtà è quella che noi chiamiamo la fase 2, cioè quella che è stata messa in piedi con la gara negoziata, e quindi questa società che ha il nome di MySport, che è una società che lavora tra Liguria e Piemonte, ha diversi impianti, sono una società specializzata in impianti sportivi. È una fase interlocutoria perché loro la gestione arriverà fino al 31 luglio 2025. Ed in realtà in questi mesi è sempre aperta la terza fase, che è quella che a noi interessa più di tutti, che sarà quella del partenariato pubblico-privato o con un project financing per riprendere un po' tutte quelle tematiche che al Gerino servono, cioè dalla parte energetica, dalla parte di ristrutturazione degli impianti che sono ammalorati, ed infine sulla gestione poi sportiva. Ma per l'utente, per lo sportivo, cosa cambierà? In realtà cambia molto per l'utente, perché con questo nuovo gestore si apre definitivamente il Gerino agli utenti, a tutti i cittadini che vogliono andare a fare sport, oltre ovviamente alla collaborazione delle società sportive. Finalmente è aperta a tutti i cittadini, e aggiungerei anche alle scuole. Ringraziamo l'Ovadese Calcio con il suo presidente Gianpaolo Piana, che si è assunto l'onere della gestione nella complicata fase di transizione, ha continuato l'assessore Esposito, e accogliamo la MySport, che ha espresso l'intenzione di collaborare con l'amministrazione comunale per valorizzare al meglio l'impianto e garantire un servizio di qualità. Entusiasta l'amministratore unico della MySport Massimo Fondelli, che ha accolto una grande sfida inserendo Gerino in un'ampia rete di strutture sportive già gestite. Soddisfatto il sindaco Gianfranco Comaschi: abbiamo raggiunto il nostro obiettivo prioritario, ha spiegato, cioè quello di restituire finalmente alla città un impianto efficiente e funzionale. La terza fase, quella del project financing, permetterà un recupero poi anche della piscina. La vicenda piscina è così fatta: ad oggi non rientra nel bando di gara che è stato messo. In realtà sicuramente poi vedremo in estate, anzi prima dell'estate, cosa decidere. Ovviamente il project prevede l'inserimento della piscina, della pizzeria e del ristorante. Un flash di aggiornamento sulla peste suina africana: l'ultimo bollettino registra 4 nuovi casi in Liguria, nessuno in Piemonte, quindi ad oggi il totale ligure è di 1037 positività, mentre il Piemonte, che non ne rileva, rimane stabile a quota 665 casi. Altre notizie: la Pinacoteca Civica di Tortona dal 21 dicembre ospiterà in una sezione dedicata ad un'esposizione celebrativa in occasione dei 200 anni dalla nascita dello sfortunato pittore tortonese Giuseppe Savina, con l'intento di esporre al pubblico opere normalmente conservate nei depositi delle civiche raccolte d'arte e ricordare un anniversario appunto importante per l'arte storico-romantica di Tortona. Per l'occasione verrà restituito alla comunità il dipinto La Congiura dei Pazzi, che grazie al supporto del Lions Club Tortona Castello è ora tornato al suo antico splendore. Il dipinto si potrà ammirare in tutta la sua bellezza insieme ad alcuni altri opere dipinti dell'artista tortonese, scomparso improvvisamente all'età di 25 anni. Fino al 26 gennaio sarà possibile il sabato e la domenica dalle 16 alle 19. E sono 5 gli spettacoli natalizi in altrettante case di riposo della provincia di Alessandria per fare gli auguri di Natale. Questo è il modo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria per essere vicine alle persone più anziane, per intrattenere gli ospiti in occasione delle festività natalizie. La rappresentazione si intitola Buon Natale, canzoni e storie natalizie, è realizzata dall'associazione Parole e Musica con l'attore alessandrino Massimo Bagliani, accompagnato al
al pianoforte da Mattia Niniano. Controllate sul sito della Fondazione Cassa di Risparmio, perché gli spettacoli sono gratuiti e aperti anche ai familiari degli ospiti. Si parte già lunedì prossimo e poi si prosegue fino al 21 di dicembre. Andiamo con altre notizie: dolci, giocattoli, peluche, una donazione per i piccoli pazienti dell'ospedale infantile di Alessandria, tutto merito della grande generosità confermata anche quest'anno dal gruppo Ultras Grigi 1974, che hanno fatto visita al Cesare Arrigo per portare un momento di allegria in vista delle festività natalizie. Altro sport, questa volta al basket. Fabrizio Mattana ci parlerà della Bertram Bertona, che fa cinquina in Europa, quindi tutti i dettagli fra poco nel suo servizio, subito dopo le previsioni del tempo. Poi il TG Sport e ovviamente l'informazione che torna questa sera alle 19.30. Grazie per averci seguito, arrivederci. Continua a non tradire la versione europea della Bertram Bertona. La squadra bianconera mantiene l'imbattibilità stagionale nella Basketball Champions League, andando a vincere con autorità in Germania nella quinta e penultima giornata del girone G della massima coppa continentale per club della FIBA. 77-61 l'eloquente punteggio che bissa il successo dell'andata e testimonia una conduzione di gara ragguardevole contro l'attuale terza forza della Bundesliga. I due punti consentono di mantenere il primato solitario in classifica ad un turno dal termine della prima fase e il relativo lusso di andare alla decisiva sfida di martedì prossimo in casa dell'immediata inseguitrice Baxi Monresa, salvatisi nella trasferta sul campo del Benfica, con la possibilità di perdere entro i 17 punti contro gli spagnoli e chiudere lo stesso al primo posto, qualificandosi direttamente alla seconda fase a gironi senza passare per lo sforzo supplementare dei play-in. La gara è stata praticamente a senso unico in Sassonia. Tortona ha costruito la sua vittoria già nel primo tempo. Così coach Walter De Raffaele in conferenza stampa: prima di tutto voglio congratularmi con l'organizzazione della società di Chemnitz, con i suoi tifosi. C'era una grande atmosfera nel palazzetto, è stato un piacere giocarci contro una squadra forte. Abbiamo giocato una gara molto solida, specialmente in difesa. Era una partita importante per noi, soprattutto per rispondere alla nostra sconfitta nell'ultima sfida in campionato. Come ho detto ai giocatori, abbiamo giocato veramente connessi, concentrati difensivamente e offensivamente. Siamo contenti di come sia andata e ora dobbiamo continuare così. Avevamo bisogno di questa vittoria e l'abbiamo centrata. La Bertram Bertona sarà di nuovo in campo per il campionato domenica 14 dicembre alle 20.45 al Pala Energica Paolo Ferrarese per incontrare l'Umana Reyer Venezia.